Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi torniamo a parlare di iCoco. Non so se ve la ricordate iCoco, abbiamo visto qualche tempo fa una recensione di una webcam molto interessante, vi lascio il link qua sopra nella scheda, che andava a seguire tutti i nostri movimenti e li seguiva anche piuttosto bene, devo dire. Adesso iCoco ha fatto uscire questo nuovo prodotto, la AI Streamcam. Andiamo subito a fare l'unboxing insieme e a vedere come si comporta. 67 iCoco AI Streamcam, una webcam piccolina e compatta, anche lei motorizzata e dotata di intelligenza artificiale che le permette di seguire i nostri movimenti e riconoscere alcune gesture. Andiamo ad aprire la confezione e a vedere com'è fatta. Come vedete, già dalla scatola è più piccolina rispetto alla sorellona, la Streamcam Pro AC600 che abbiamo visto tempo fa, e anche le caratteristiche sono un pelino inferiori, quindi si va a posizionare un pelino più in basso anche a livello di costo come fascia di prodotto. Nella confezione troviamo ovviamente la telecamera, che è molto bella, andremo a vederla subito, il cavetto di alimentazione di connessione USB-C e il coperchietto magnetico per la privacy. Andiamo a vederla da vicino, togliamo le pellicole protettive. Nella parte frontale abbiamo l'obiettivo e il LED di stato. Vedete che la telecamera può ruotare di quasi 360 gradi proprio per andare a inseguire. Abbiamo il motore su quest'asse che ci permette di fare i movimenti. Triplo microfono per la ricezione dell'audio. Nella parte inferiore lo stand snodato. Sotto abbiamo l'attacco da un quarto per andarlo a posizionare sopra, per esempio, un cavalletto. Oppure può essere montato, agganciato sopra un monitor in questo modo. Oltre a queste movimentazioni abbiamo la possibilità di far ruotare l'obiettivo per andare a fare streaming orizzontale oppure verticale a seconda della nostra esigenza. Come dicevamo, per la privacy questo piccolo coperchietto che magneticamente può essere fissato alla telecamera. Come vi dicevo prima, prodotto entry level ma comunque dalle ottime caratteristiche, la qualità della ripresa è 1080, quindi Full HD, c'è poi volendo la sorella maggiore che è la AC480 che invece ha la risoluzione 4K. A livello di funzionalità, il tracking automatico delle persone, il riconoscimento di alcune gesture come per esempio l'ok per farci seguire e la mano aperta per stoppare l'inseguimento, e la L per andare a fare uno zoom 2x sul soggetto, sempre ovviamente con la possibilità di continuare a seguire il soggetto. Come anche l'altro prodotto, l'intelligenza artificiale è tutta qua dentro, quindi non servono software aggiuntivi sul PC per andare a fare tutte le operazioni che ho appena detto. Altra funzione molto interessante, la telecamera riconosce automaticamente se viene montata per esempio all'ingiù. È vero che è una situazione un po' particolare, ma se noi avessimo necessità di appenderla a un soffitto o a un mobile davanti a noi girata al contrario, in automatico l'immagine verrà ruotata di 180 gradi. Ma io direi a questo punto posizioniamo la nostra Streamcam, sblocchiamo il cavetto dal suo fil di ferro e proviamo a connetterla. La presa USB-C si trova nella parte posteriore e ovviamente sul piedistallo. Ok, telecamera posizionata e apro l'applicazione. Vedete, in questo momento mi sta riprendendo con la telecamera del mio portatile che, se devo dire la verità, fa abbastanza cagare. Andiamo a questo punto a fare lo switch e cambiamo la fotocamera per passare alla nostra amichetta qua davanti. Guardate come cambia la qualità della ripresa. In questo momento vedete che non mi sta tracciando, ma è sufficiente andare a fare la prima gesture, quella appunto dell'ok, e il LED di stato cambia di colore. Quindi in questo momento il computer della telecamera ha iniziato a lavorare e vedete che se mi sposto la telecamera mi segue. E mi segue anche piuttosto bene e piuttosto velocemente. Andiamo a provare l'altra gesture che è lo zoom. Basterà fare la L e vedete primo livello di zoom, secondo livello di zoom. Se devo dire, la qualità va un po' peggiorando proprio perché si tratta ovviamente di uno zoom digitale. Probabilmente il primo livello di zoom si nota un po' meno perché va a croppare un'immagine sul sensore che, nonostante il riportare un'immagine a 1080, è comunque più grande, anche se non ci è dato sapere la risoluzione, perlomeno io non sono riuscito a trovarla nelle specifiche tecniche. Torniamo a un livello di zoom decente. L'altra cosa che posso notare è che i colori sono un pelino troppo forse sul rosso, sull'arancione. La tonalità della pelle non è che sia
proprio proprio il massimo. Colori forse un po' troppo caldi. Rispetto al modello precedente, visto che l'ho nominato, questa telecamera ha un grado di movimento in meno, quindi abbiamo soltanto il tilt e non abbiamo il pan. Vado ora a far partire la registrazione, così sentiamo anche la qualità dell'audio, che viene registrato per l'appunto con tre microfoni e con la riduzione del rumore. Ho una stampante 3D qua dietro accesa, vediamo se riesce a smorzare un pochettino quello che sono i rumori delle ventole. Ho fatto delle prove, l'audio è abbastanza pulito, non è un audio eccezionale, non è nulla di pazzesco, però è un audio pulito e la riduzione del rumore sembra funzionare abbastanza bene. Forse un pelino un po' aggressiva, in quanto si sente una sorta di alterazione digitale, però tutto sommato una discreta qualità. Andiamo adesso a trarre le nostre conclusioni su questa piccola webcam motorizzata con intelligenza artificiale. iCoco AI Streamcam, il modello base di iCoco per quanto riguarda le sue webcam con intelligenza artificiale. Motorizzazione solamente su un asse, quindi abbiamo solamente l'inseguimento sull'asse del pan, risoluzione Full HD con possibilità di avere uno zoom fino a 2x, che in sostanza viene fatto parte digitale e parte con il crop sul sensore. La qualità visiva è abbastanza buona, molto sopra a quella che è la classica webcam integrata all'interno di un portatile di fascia media, forse i colori un pochettino troppo caldi, ma nulla che non si possa recuperare con un qualche filtro magari in post produzione se la stiamo usando per registrare. Anche l'audio di buona qualità, registrato con tre microfoni e con la riduzione del rumore, forse un pelino troppo aggressiva, ma che comunque ci dà un risultato complessivo tra audio e video molto buono. Il prezzo si aggira intorno ai 70 euro, a seconda del momento, a seconda degli sconti. Se volete quindi una webcam di qualità un pochettino più alta, questo è un ottimo acquisto senza doversi andare a svenare. Intelligenza artificiale che lavora molto bene sia per quanto riguarda l'inseguimento, abbiamo visto, sia per quanto riguarda il riconoscimento delle gesture che viene fatto in tempo reale, veramente in un attimo, che non fallisce praticamente mai. Anche per oggi con questa recensione abbiamo finito. Se il video vi è piaciuto, se il prodotto vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. Se avete bisogno di informazioni aggiuntive riguardanti il prodotto, non esitate a chiedermelo nei commenti. E soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un video e nemmeno una recensione. Anche per oggi da Andrea e da 67Lab è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!